Cari amici, innanzitutto benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Chiamate Feline. Siamo giunti già alla quarta stagione per ricordare l'inizio ufficiale, è stato nel 2015, ma secondo Luca Nardi sta dietro l'obiettivo, praticamente siamo alla terza stagione, infatti, giustamente. Allora, qui con noi stasera per aprire tutta la sequenza di video che dovete continuare a vedere, perché ce ne abbiamo tantissimi sul nostro bellissimo canale, che è Pigiatori di Rec. In questa serata faremo più video, perché stasera devo offendere qualcuno che mi ha offeso nei commenti di qualche video, e qualcuno che ci ha fatto anche complimenti, quindi devo ringraziare e offendere qualcuno. Lasciamo perdere questo, poi andremo in questioni penali, tribunali, eccetera. Addirittura. Sì, addirittura. Però qui volevo introdurre questo personaggio, oltre che grazie a Luca Nardi, ma anche a Caterina è ora dall'altra parte, però Luca lo stesso. Qui c'è come un trasformista, un personaggio, un attore, uno speaker di sicuro. Vabbè, allora, Stefano Non di Chiamate Figline, ma di Attenta a Quexit. È un personaggio che avete già visto sul canale YouTube. Purtroppo per voi. Ha preso anche un premio Oscar l'anno scorso, forse quest'anno ne era pigionato. Il pallone d'oro poi, no? Pallone d'oro sicuramente. Siamo qui con il maestro Andrea Camilleri. Buonasera. Buonasera maestro. E che cosa ne pensa di Radio Valdarno, maestro? Sinceramente l'ho sentita una volta e basta. Una volta? Questa sarà la seconda? Solo con voi. Il maestro Camilleri è anche un nostro fan, quindi. Ma sono qui per vedere lei, non mi interessa di voi due. Ah, quindi noi non interessiamo al maestro Camilleri. Allora, maestro, so che lei fuma parecchio. Il posacenere. Ecco, prendiamo il posacenere. Bello, interessante. Molto interessante. E quindi, maestro, qual è in definitivo sino il suo pacchetto di sigarette preferito? Tu lo sai che non devi farmi ridere, lo sai, è MS. Grande MS. Ma sai perché? Maria Susanna. Come la moglie? Certo. Cioè, insomma, maestro, che i prossimi progetti, Fiorello, no, non c'entra nulla. Mi hai fatto una domanda a minchia che non sa di niente. Cosa c'entra Fiorello? Ma perché Fiorello la prende sempre in giro. Ho capito, e ci siete voi stasera a prendermi in giro. Vabbè, maestro, però... Vi vedo bene. Grazie. Molto bene. Grazie, maestro. Però maestro, è che ora... non so come finire, tu parti dicendomi cose e poi dopo non sai come finire. Hai ragione, quindi arrivederci maestro, si fa entrare un altro personaggio a questo punto. Innanzitutto io voglio sfatare un mito, mucciaccia o muciaccia? È uguale, per lui è uguale. È uguale, non è che c'ha 4C o... No, 10C, però va bene. Mucciaccia. Ciao. Buonasera musciaccia, ciao. Giovanni. Ciao, posso chiamarti Giovanni? Certo. Senti, ma posso sfatare un mito anche agli amici? Fai a beneficio. A beneficio degli amici anche che ci seguono. Ma quando lei fa. Seri. Sì. Durante il programma Art Attack, no? Intanto già il nome Art Attack è un po' come se volessi dire infarto dell'arte. Art Attack. Comunque. Art Attack. Bravo. Volevo sapere, ma le mani che inquadrano quando c'è lei, insomma, armeggia lì con colla a venire. Scusa, tu hai detto armeggia? Sì. Non si dice. E come si dice? Va bene. Con la vinilica devo disegnare, non si dice armeggia. Ah no? No? Hai sbagliato.
Forse tu non mi hai mai seguito. No, infatti. Non seguivo lì la parte di Neil. Quindi le mani le sono... Mani è un disegno. No, ma le mani che fanno sì. Sono di Neil o... Sono le mie. Ah sì? Sono le mie. Pensavo di Neil. No, sono le mie. E perché tutti dicono sono di Neil invece? Ma è lì, tu non lo sai? Neil è stato costretto a mettercele lui quelle mani. Ah sì? Sì. Dopo che sono andato... Oh, è far ridere. Scusa, dopo che gli ho rubato la fidanzata la prima volta, allora lui è stato costretto a fare quello, o questo o niente. E allora c'è andato lui lì con le manine, come dici tu. Ah. Hai capito? Una domanda da fare a Giovanni. Ah, ecco, volevo sapere se Giovanni Musciaccia, o Mucciaccia con 700 C, chiami come vuoi, in casa usa forbici dalla punta arrotondata o meno. Certo. Perché? Vedi, qui mi verrebbe soltanto da una risposta da darti. Cioè? Ma tu, è che mi stanno riprendendo in due e non lo posso dire. Ah, quindi? È meglio stoppare qui. Però io, senti, Giovanni Musciaccia, a me... Bravo. In spagnolo, Musciaccia. Musciaccia, Musciaccios. Vai Stefano, mettici una canzone. Ah, io? Va bene. Sì. Ditemi... Arrivederci. Ditemi.